E nella legge delega fiscale si parla di una straordinaria possibilità per l'Ippica, che è allevatoriale, che dà lavoro a 50.000 famiglie, di poter ripartire. Io ci credo moltissimo, sia perché sono un appassionato di Ippica, ma perché credo che sia una delle curve, dei punti di eccellenza italiani su cui si potrebbe anche far fare molto lavoro, anche proprio delle persone in difficoltà, di chi ha comportamenti magari deviati, tornare a contatto con la natura, nei centri di allevamento, nei centri dove si fa allenamento, dove si fa correre i cavalli, sarebbe uno strumento fantastico, come succede in moltissimi paesi del mondo, per avere una possibilità di occupazione e di essere a contatto con una cosa bellissima come il cavallo. E sempre nelle coppie farlocche che ho visto girare, si parla di un'ippica elitaria, di pochi, affidata a pochissimi. Bravo, ai soliti noti. Io spero che invece chi stenderà il testo della delega fiscale abbia il coraggio di mettere, magari la cosa più difficile, ma di obbligare tutti gli ippici a lavorare insieme e a lavorare attraverso le loro associazioni, attraverso tutte le strutture, in collaborazione con tutto il resto della collettività in cui vivono questi posti, perché il rischio è di farla diventare una cosa di nicchia, marginale, e farla morire, e sarebbe veramente un omicidio. Assolutamente d'accordo.